Ciao ragazzi, oggi vedremo come fare i maltagliati. Visto che abbiamo una pasta e fagioli, anche se fuori fa 40 gradi, però c'ho voglia di pasta e fagioli, quindi ne approfittiamo per fare i nostri maltagliati. Di cosa abbiamo bisogno? Farina zero e acqua tiepida, semplice. Iniziamo subito ad impastare, quindi prendiamo la nostra acqua e la mettiamo all'interno ed impastiamo. Semplicissimissimissimamente. Ne abbiamo fatti 100 grammi perché per due persone vanno benissimo 100 grammi di maltagliati. Acqua e farina. Questi maltagliati poi alla pasta e fagioli daranno ulteriore cremosità, perché con la farina, appunto, ci permetterà di avere ulteriore cremosità della nostra pasta e fagioli. Qui c'è bisogno ancora di un po' di acqua. Andiamo a mettere sempre un po' di acqua. Eccoci qua. Noi ci vediamo tra poco, quando ho finito di adesso abbiamo fatto il nostro impasto di semplice acqua e farina zero. Adesso andiamo a stendere con la nostra nonna papera, tagliamo a metà impasto, prendiamo il nostro mattarellone, andiamo a dare prima una mezza, così aiutiamo anche la macchina. Iniziamo con la parte più grande. Andiamo a uno. Due. Tre. Quattro. E cinque. Noi non li vogliamo troppo fini, vogliamo sentirli sotto i denti. Vediamo se va bene, ma guarda, ci mettiamo un'altra, così accontentiamo tutti. Ok, benissimo, siamo arrivati a 6. A questo punto, dopo facciamo anche quest'altro e ve lo faccio rivedere, prendiamo un po' di farina, la mettiamo qua. Come se fate le fettuccine, come se faceste le fettuccine. La arrotoliamo semplicemente, semplice semplice. La farina serve per non far attaccare la pasta. Dopo aver fatto questo, iniziamo. Angolo, angolo, dritto, angolo, angolo, dritto, senza tagliare le mani come stavo facendo io. Angolo, angolo, dritto, angolo, angolo, e questo viene qua. Ecco i nostri maltagliati. Più semplice di così si muore, come si dice. Vengono tutti dei triangolini. Vedete, con 100 grammi di impasto quanti ne vengono? Ne vengono tanti, quindi per 100 grammi di farina, acqua quanto basta naturalmente, perché a seconda delle farine ci fate mangiare due persone, diciamo. Ecco qua, è semplicissimo. Io, se volete, vi faccio rivedere tutto il passaggio. Questi qua li sgranate per bene, ecco, alle volte vedete succede questo, ma a noi non ce ne frega niente, che noi tanto sono mal tagliati, quindi sono dei pezzi di pasta. Diciamo, noi facendo con questo metodo utilizziamo tra virgolette una simil forma, diciamo, ecco. Vedete qua, eccoli qua. Rivediamo tutta la procedura. Quindi prendete la vostra pasta, la stendete. L'acqua togliamo che non ce ne abbiamo più bisogno. Iniziamo. Eravamo arrivati alla 6, la mia macchinetta ha 9 buchi, quindi cominciamo dalla 0. 1, 2, molto tranquillamente, 3,
4. Poi devo estenderla a mano, io per fare molto più velocemente. 5 e 6. Eccoci qua. Quindi stendete la pasta come se dovesse fare le fettuccine. Ci mettiamo un po' di farina, la mettiamo così, andiamo ad arrotolarla via 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 via, brutalmente, senza saffattante storie. Ecco, lasciamo un cannellone di pasta. Ok, cominciamo. Angolo, angolo, dritto, angolo, angolo, dritto, angolo, angolo, dritto e via, senza tagliarvi le mani. Ecco i nostri mal tagliati, così vengono semplici semplici. Ecco la nostra fascia di mal tagliati, ma non ce ne frega niente. Ecco, via, questi sono i mal tagliati, che come li intendo io. Ecco, questi qua ci faccio una bella pasta e fagioli che si sta cuocendo, anche se fuori, come dicevo, a 200 gradi, però c'ho voglia di mangiarla. E quindi ce la mangiamo magari tiepidina, tendente al freddo, e ci facciamo questi bei mal tagliati che ci danno anche quella cremosità alla pasta grazie alla farina, che è un addensante, no? Ok? Ci aiuta, oltre al fagiolo, l'acqua dei fagioli, ci aiuta anche la farina della pasta a fare questa cremina. Bene, per questo per oggi è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Io continuo a fare i mal tagliati, oddio, l'abbiamo finiti, però continuo a staccarli. Noi ci vediamo alla prossima, qualsiasi cosa. Io sono su casadelcervello.it. Ciao!